Tamponi agli studenti, ottima affluenza nelle Marche con più di 5.000 test e 420 positivi al Covid. Per l'assessore alla sanità è fondamentale garantire la scuola in presenza limitando il più possibile il ricorso alla DAD. Temperature in calo e neve oltre 700 metri. Dopo una fase di stabilità, domenica sera scenderanno fiocchi anche a bassa quota sull'Appennino, previsti fino a 40 centimetri. Tornano a crescere imprese, occupazione ed export. Positiva l'analisi della CNA per il 2021, ma pesano ancora l'andamento della pandemia, l'aumento dell'energia e il costo delle materie prime. Dai servizi legati alla pandemia a quelli di prevenzione, antincendio e supporto alle forze dell'ordine. Stilato il bilancio del CB Club Mattei, l'associazione di volontariato e di protezione civile sempre a fianco della popolazione in ogni occasione ed emergenza. Befana in centro storico e alla cooperativa Tre Ponti ieri per distribuire giochi e dolciumi ai bambini. A Lido di Fano il tuffo di 7 amici che hanno sfilato le acque gelide per il tradizionale bagno della Befana in memoria di Jacopo Monaldi. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, ieri nelle Marche sono stati eseguiti più di 5.400 tamponi durante lo screening dedicato agli studenti. Nella provincia di Pesaro Urbino sono stati registrati 111 positivi al Covid. Lunghe code di auto e famiglie che ieri hanno sfidato il freddo e la pioggia per il maxi screening dell'Epifania organizzato dalla Regione. L'obiettivo? Un rientro a scuola in sicurezza per gli studenti delle elementari e delle medie. Su tutto il territorio regionale sono stati predisposti 16 punti tamponi eseguiti in modo gratuito ai bambini e ai ragazzi con sintomi o che avevano avuto un contatto diretto o sospetto con una persona positiva al coronavirus. Nelle Marche sono stati eseguiti complessivamente 5.494 test antigenici di ultima generazione affidabili come i molecolari. 420 sono risultati positivi, cioè pari al 7,6%. In particolare, nei drive dell'area Vassa 1 sono stati effettuati più di 1.400 tamponi. A Fano sono stati individuati 39 positivi, a Pesaro 48, mentre a Urbino e Sasso Corvaro soltanto 12, anche a fronte di un numero minore di test processati. Durante la giornata non sono mancate tensioni e polemiche. A Pesaro, nell'hub di via Lombardia, molte famiglie sono state mandate via 2 ore prima della chiusura stabilita. Così qualche genitore ha chiamato i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Invece il consigliere regionale Andrea Biancani sui social ha ringraziato il personale dell'ASUR e i volontari della protezione civile, ma ha anche criticato la scelta della regione che ha escluso dallo screening gli studenti delle scuole superiori. D'altra parte però è stato accolto il suo appello di prevedere degli open day per i non prenotati e per i cittadini con green pass in scadenza e impossibilitati a prenotare entro tale termine. Infatti, in tutti i fine settimana di gennaio, nelle Marche saranno attivi a questo scopo e per gli over 18 i punti vaccinali indicati sul calendario pubblicato sul sito della Regione. Nell'area Vassa 1 verranno eseguiti sabato al Codma e domenica in via Pablo Neruda Urbino dalle 14 alle 20. Intanto lo screening scolastico prosegue il 7 gennaio ad Amendola, nel Fermano dalle 8.30 alle 13 e l'8 gennaio a Cagli dalle 14 alle 18 all'eliporto in via Meucci 6 in zona Candiracci. Dobbiamo garantire la scuola in presenza limitando il più possibile il ricorso alla DAD, ha dichiarato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. La nostra riconoscenza, giunto, va al personale sanitario che ieri è riuscito a garantire il servizio e che il giorno precedente ha raggiunto il record di vaccini anti-Covid somministrati in regione, oltre 18.000 con 1.650 prime dosi. È deceduta all'età di 71 anni l'attrice dialettale Loredana Ciavaglia, figlia di pescatori e molto nota nella zona del porto di Fano. La donna, colta da un malore martedì scorso, è stata trovata morta nel suo appartamento di Lucrezia. A fare la tragica scoperta è stato uno dei figli dopo aver provato invano a contattarla al telefono. I funerali di Loredana si terranno domani alle ore 11 nella chiesa del porto. Ieri pomeriggio invece è morto all'ospice di Fossombrone il romeno Marian Pipirea, l'uomo buono di 60 anni che chiedeva l'elemosina nel cavalcavia della stazione e presso la chiesa del porto. Per sua volontà, ci hanno fatto sapere, verrà sepolto nella città di Fano che lo aveva ben accolto. E adesso il meteo con le temperature in calo e la neve prevista fino a bassa quota. Allora sentiamo tutti gli aggiornamenti dall'esperto Francesco Cangiotti di geometeo.it.
Nelle scorse ore un primo afflusso di aria fredda ha già determinato un generale calo delle temperature che si sono riportate su valori invernali, e con anche delle nevicate che si sono verificate oltre i 700-800 metri di quota. La giornata di domani vedrà una temporanea fase di stabilità con temperature comunque di stampo invernale che precederanno appunto un deciso peggioramento che si avrà nella giornata di domenica, quando un impulso di aria fredda di origine artica raggiungerà al nostro territorio, determinando a partire dalla tarda mattinata, in particolare nel pomeriggio sera, dei fenomeni diffusi che risulteranno a carattere nevoso fino a quote molto basse. La neve infatti potrà cadere oltre i 200-300 metri di quota, localmente anche in pianura sulle zone pianeggianti interne, mentre la costa difficilmente vedrà la neve, se non qualche fiocco misto a pioggia, in particolare sui settori centro-settentrionali e costieri, ma che poi nel corso della serata notte tenderanno a trasformarsi in pioggia proprio per l'aumento dei venti dai quadranti nord-orientali che faranno leggermente aumentare le temperature proprio sui settori costieri. Mentre l'Appennino vedrà delle nevicate a tratti anche copiose che si protrarranno anche per tutta la giornata di lunedì, in particolare oltre i 700-800 metri potranno cadere anche 30-40 cm di neve fresca. Le temperature, come detto, continueranno a diminuire, in particolare nella giornata di domenica e agli inizi della prossima settimana, con un clima invernale su tutto il territorio. Ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina a Fano intorno alle ore 11, coinvolti una Mercedes condotta da una cinquantenne di origine straniera ma residente a Fano e uno scooter guidato da una donna di 40 anni, anche lei di origine straniera e residente in città. L'automobilista percorreva via Cannella Albani in direzione sud. Giunta all'altezza del Civico 13, ha messo in atto la manovra di svolta verso sinistra per andare a parcheggiare nelle aiuole destinate alla sosta dei veicoli. In quel momento la scooteria che viaggiava nella stessa via l'ha tamponata. A causa dell'urto la quarantenne è caduta a terra ed è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. A Pergola invece la conducente di un mezzo 4x4 ha perso il controllo del veicolo andandosi a ribaltare nel fosso adiacente alla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Cagli, che in collaborazione con i sanitari del 118 hanno estratto la donna dall'auto utilizzando tecniche specifiche per poi trasportarla al pronto soccorso locale. I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Passiamo alla conferenza stampa di fine anno della CNA di Pesaro Urbino, che ha illustrato i dati del 2021 sull'economia. Tornano a crescere imprese, occupazione ed export, ma pesano ancora l'andamento della pandemia, l'aumento dell'energia e il costo delle materie prime. La delega per trovare delle soluzioni. Con il 2021 si è chiuso un anno più che incoraggiante per l'economia pesarese. Tutti gli indicatori relativi al numero di imprese, alle esportazioni, ai ricavi e all'occupazione hanno chiuso in positivo, contribuendo a tracciare un quadro soddisfacente per la gran parte dei settori, con numeri che non si registravano da anni. I dati sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa annuale della CNA, che si è tenuta come da tradizione alla BMG Meccanica a Pesaro. Per l'associazione di categoria, quello del 2021 è stato un rimbalzo atteso, i cui effetti benefici, ha detto il presidente Michele Matteucci, rischiano però di essere vanificati dall'andamento della pandemia, in particolare dalla difficoltà e dal peso sopportato dalle strutture sanitarie, dall'incertezza sull'andamento dei contagi e dalle restrizioni imposte dal governo, ma non solo. Anche il costo dell'energia e quello delle materie prime, così come la scarsa reperibilità di queste ultime, pone una pesante ipoteca sul futuro di tutti i settori. D'altra parte, le imprese attive sono cresciute di 194 unità e secondo l'osservatorio sul mercato del lavoro della regione, la provincia di Pesaro Urbino è quella nella quale si è assunto di più. Infine, come ha spiegato il segretario territoriale Moreno Bordoni, le esportazioni sono aumentate del 26% nei primi tre trimestri del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e mettono a segno una performance migliore rispetto alla media delle Marche. Un 2021 con dati assolutamente incoraggianti per l'economia del nostro territorio, soprattutto per le attività manifatturiere che storicamente sono il traino dell'economia della nostra provincia. Meccanica, legno, arredamento e nautica sono quei settori che hanno completamente trainato tutto l'indotto produttivo presente in gran numero
nella nostra provincia e che hanno fatto dati eccezionali sull'export. Questi dati hanno permesso davvero una crescita importante nel 2021 rispetto al 2020, nonostante la pandemia sia ancora presente purtroppo tra di noi e abbia rallentato, insieme al costo delle materie prime, quella che poteva davvero essere una crescita impetuosa. Speriamo nel 2022 di poter mettere a regime, da un lato di superare la pandemia, dall'altro lato di risolvere questa annosa questione delle materie prime difficilmente reperibili e dove reperibili con prezzi assolutamente esagerati, enormi, e se riusciamo a mettere queste due situazioni a regime, io penso che nei prossimi 5-6 anni potremo nel nostro territorio davvero godere di una buona crescita economica che ci fa stare più tranquilli rispetto all'ultimo decennio. A Pesaro da mercoledì 12 gennaio e per circa un mese i lavori di rifacimento della rete dei sottoservizi di Marche Multiservizi interesseranno l'area dell'intersezione a rotatoria tra Via Fratti, Giolitti, Belgioioso e Trometta. Per garantire lo svolgimento degli interventi sono previste alcune deviazioni dei flussi di traffico. In particolare, nella prima fase dell'operazione, i veicoli provenienti da Via Flaminia saranno deviati in corrispondenza di Via Madonna di Loreto, per cui è consigliabile utilizzare direttamente l'interquartieri per raggiungere la parte nord-ovest della città. Anche per chi proviene dalle altre strade, il Comune invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica di deviazione che varierà in base allo stato di avanzamento dei lavori. Ed ora torniamo a Fano perché anche il Cibi Club Mattei, associazione di volontariato e di protezione civile, ha stilato il bilancio 2021, un altro anno difficile a causa del Covid, ma sempre al servizio della popolazione in ogni occasione ed emergenza. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Appena concluso l'anno è tempo di bilanci per il Cibi Club Mattei che anche in questo 2021, oltre alle normali attività di protezione civile, è stato impegnato durante l'emergenza sanitaria. È stato un altro anno non facile a causa della situazione Covid, ha spiegato il presidente Saverio Olivi. In questi mesi siamo sempre stati attivi per l'assistenza e coordinamento dei tamponi e anche alle vaccinazioni insieme ad altre 5 associazioni del territorio. Inoltre non sono mancati momenti di formazione utili per formarsi ed aggiornarsi. Lo scorso anno è stato caratterizzato anche da situazioni di emergenza come il terremoto o gli interventi di inquinamento delle acque al porto, dove la protezione civile si è sempre dimostrata all'altezza. Oltre a questo ci sono state diverse emergenze per quello che riguarda il blocco dei treni con gli incendi, abbiamo portato pasti in pratica, acqua e viveri nella stazione di Fano, di Pesaro fino ad Ancona, soccorso in mare, un ordigno bellico, il Ponte Sasso e Metauriglia per quello che riguarda le alluvioni. In pratica diciamo che lavoriamo per questo. I numeri parlano chiaro: 6 gli obiettivi raggiunti, un open day associativo, 15 corsi di formazione, 9 convenzioni e protocolli d'intesa con enti, 30 presenze per assistenza e sicurezza a gare ed eventi, 4 interventi di prevenzione, 2 esercitazioni e 6 emergenze svolte. Convenzioni che noi abbiamo in essere sono le solite: il trasporto disabili, anziani, si preserva in pratica lo stabile della caserma perché nessuno vada all'interno, oppure l'attraversamento dei bimbi a scuola, in pratica nell'attraversamento pedonale. Tutte queste convenzioni riusciamo a trarne qualcosa alla fine dell'anno, non è sempre uguale. Questo ricavato che ci rimane lo investiamo tutto sulla formazione, sui mezzi per dare una risposta alla protezione civile. Speriamo di riuscire. Si può fare sempre di meglio, ma ce la mettiamo tutta. Altro numero importante sono le persone che ne fanno parte. 120 i soci iscritti al Cibi Club, divisi in cucina, logistica, comunicazioni radio, segreteria, cinofili e soccorso in mare. Intanto si pensa ai prossimi obiettivi da raggiungere. Abbiamo intenzione di munirci di un sistema di monitoraggio di videocamere qui all'interno della sede, perché il CODM comincia a essere una sede importante non solo per noi ma per tutta la gente che ci gira. Avremo intenzione di prendere altri defibrillatori, poi abbiamo
abbiamo dei moduli abitativi che ci ha gentilmente donato la C-Engineering, che all'interno vorremmo munirne almeno uno di una lavanderia mobile, ma soprattutto l'appello che mi sento di fare per i cittadini, se vogliono avvicinarsi oltre all'attività di protezione civile che è abbastanza impegnativa, ma ci sono anche queste attività che ho accennato prima, per cui persone che sono libere, soprattutto anche per l'attraversamento la mattina, che in pratica non hanno un lavoro, se vogliono passare delle ore in simpatia, in famiglia con altri volontari, qui c'è posto per tutti quanti. E a causa della pandemia anche quest'anno la Proloco non ha potuto organizzare la festa della Befana in piazza 20 settembre, ma sia in centro storico che ai Tre Ponti di Fano tante vecchine hanno distribuito dolciumi. In città le Befane del club Non Solo Donna, dell'associazione Viviamo Centinarola e del Vespa Club hanno donato le calze più piccoli fin dalle prime ore del pomeriggio, mentre alla cooperativa Tre Ponti la nonnina con la scopa ha fatto visita alle tante persone e famiglie intente a giocare a tombola e ha distribuito calze e giocattoli ai bambini. E ci spostiamo a Lido di Fano, dove ieri sette giovanissimi hanno sfidato le acque gelide per il tradizionale bagno dell'Epifania. I ragazzi si sono dati appuntamento alle 12.45 alla Tenso Struttura per il tuffo giunto alla 17ª edizione e dedicato a Jacopo Monaldi, il 24enne morto anni fa a Ponte Sasso in un tragico incidente stradale. Dopo aver scritto Monna sulla sabbia, i giovani amici si sono gettati in mare con una temperatura esterna alquanto rigida, unita a raffiche di vento e quella dell'acqua di circa 9 gradi. L'iniziativa, nata per gioco da un gruppo di adolescenti spensierati, nel tempo è diventata una consuetudine che ha coinvolto numerosi fanesi e non solo. Grazie all'organizzatore ed amante del mare Matteo Diotallevi, ogni anno la magia si ripete sempre con lo stesso spirito, anche se a causa della pandemia il numero di partecipanti è stato alquanto ridotto. Dunque un tuffo di buon auspicio per il 2022, con la speranza che il prossimo anno si possa ritornare come ai vecchi tempi. E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Irma Del Bianco, che ieri ha compiuto ben 103 anni e a terre roveresche ha festeggiato questo importante avvenimento circondata dall'affetto dei figli e dei tanti nipoti. Quindi auguri anche da parte di tutto lo staff di Fano TV e con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250. Invece l'informazione torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata.